Buongiorno a tutti gli utenti e benvenuti al consueto appuntamento con Piana Stampa, la rassegna stampa di Inquieto Notizie. Oggi, lunedì 24 giugno, cominciamo sfogliando le pagine di Calabria Ora. Il quotidiano diretto da Piero Sansonetti titola PD a Scopelliti, di tutto sulla sanità. Nel mirino la gestione delle ASP di Cosenza e Reggio. All'interno alla ricerca di notizie che riguardino il nostro territorio, spreco fondi europei, l'attacco di Arlacchi alla giunta regionale, l'europarlamentare all'iniziativa del PD chiede progetti per il porto e per il territorio. Di spalla PD la polemica e i dirigenti pianigiani contro i vertici del partito chiedono un coordinamento e un progetto per la piana. Fondo pagina, Raffa critica i giochi di prestigio di RFI. Come mai le ferrovie lasciano Gioia e decidono di investire solo al nord Italia? Questa nota di Raffa la troveremo con grande risalto anche sugli altri due giornali calabresi. Dimensionamento, Clery attacca l'Agostino e siamo a San Giorgio. Mentre a Cittanova una task force all'avanguardia contro il dissesto, presentato il progetto di studio con le università di Reggio e Rio de Janeiro. Taurianova, l'intervento, rilanciare il confronto contro la criminalità. Questo appunto l'intervento del sociologo Mimmo Petullà. Bis di successi per il liceo musicale, l'orchestra dell'Istituto di Cinque Frondi vince i concorsi di Lamezia e Cetraro. L'istituto, che da 3 anni è diventato liceo, attende una nuova sede. Aido 40 anni per la vita, a Rosarno, la festa provinciale dell'associazione donatori di organi. E passiamo alle pagine del quotidiano della Calabria, la strage dei bimbi, uno spiraio, uno dei crimini più efferati commesso dall''ndrangheta nel Vibonese nel 1982. Il verbale integrale del pentito sul dramma di Pizzinni, costato la vita ai fratelli Pesce. Fondo pagina Gateway di Gioia Tauro, Raffa attacca rete ferroviaria italiana, il presidente della provincia denuncia disinteresse. Non accetteremo decisioni supinamente ed andiamo proprio ad approfondire questa notizia. Non mancano da parte di Raffa gli attacchi indiretti anche al presidente della regione Calabria. Il presidente Raffa denuncia il disinteresse per il gateway di Gioia Tauro. Raffa battaglia contro il RFI. Non accetteremo supinamente le decisioni che penalizzano il territorio. E il presidente della provincia si chiede come mai c'erano fatti molti proclami quando si parlava del gateway nell'APQ, mentre invece ora c'è solo silenzio. Questo l'attacco indiretto alla giunta regionale, pagina 29 del quotidiano della Calabria. Cinque Frondi, servizi off limits, chiudono tribunale, centro di salute mentale e comunità montana e la scuola perde l'autonomia, studenti in fuga e l'istituto della Scala rischia l'accorpamento. Il liceo musicale incanta in due concorsi nazionali a Lamezia e Cetraro, l'orchestra di Cinque Frondi concede il bis. Palmi parte il progetto SAD, via al servizio per anziani non autosufficienti e disabili gravi. Gioia Tauro, una triste notizia, lutto in casa Caratozzolo. Si è spento a Catania l'ex assessore comunale delle giunte Alessio, il commosso ricordo di ex sindaco e vice sindaco di Gioia Tauro. Franco Caratozzolo, che è stato anche un grossissimo animatore culturale, è un rappresentante di primo piano della CGIL. Passiamo alle pagine di Gazzetta del Sud. Reggio, udienza per gli stipendi. Il comune continuerà a opporsi alla richiesta di sbloccare la PEO. In alto San Ferdinando, valutare il bruciatore. Sulla destra Gioia Tauro, Porto, Raffa attacca i vertici delle ferrovie.
Valutazione ambientale per l'impianto pirolitico dei rifiuti a San Ferdinando. Attivata la procedura dalla ditta TGE. L'impianto, ve lo ricordiamo, era già stato presentato alla provincia e ora sembra che venga appunto attivato l'iter. Sorgerebbe a pochi metri dall'inceneritore, quindi nello stesso territorio dove già insiste l'inceneritore. Nodo ferroviario, Lira di Raffa, anche gazzetta da grande risalto alla nota del presidente della provincia di Reggio Calabria. Il presidente della provincia, contro il disimpegno di RFI, denuncia i silenzi politici e le promesse tradite. Non faremo sconti a nessuno, il futuro del Reggino passa attraverso il porto. Gioia Tauro, incendio su una nave, lo scalo diventa teatro di un'esercitazione organizzata dalla Capitaneria. Altri 5 vigili urbani, ma solo per il periodo estivo. Gioia Tauro, il comune li assumerà a tempo determinato. L'organico con l'acqua alla gola. Cosoleto riparte con Geoffrè, subito la raccolta differenziata. Il sindaco ha tracciato le linee del suo programma amministrativo. Fondo pagina Rosarno, testimonianze di vite che rinascono grazie alla donazione degli organi. Celebrati i 40 anni dell'Aido, ricordati gli esempi di Ferdinando Acquistapace, Giuseppe Siviglia e Michele Iannacci. Era questa l'ultima notizia di oggi. Vi ricordiamo che lunedì Piana Stampa è in versione leggermente più breve perché è molto lo spazio dedicato allo sport o comunque agli eventi culturali e di meno quello alle notizie, diciamo, prevalenti in arrivo dai territori. Piana Stampa torna domattina alle 8:30, come sempre, subito dopo il caffè. A voi tutti, da Lucio Rodinò, l'augurio di una buona giornata.